Buonasera a tutti, grazie. Grazie. Grazie davvero, grazie a voi per questa piazza gremita. Grazie per l'entusiasmo, davvero. Non vi sento se gridate. Voi non potete immaginare quanto per me sia importante in una vita fatta tutta di problemi da risolvere, di aerei da prendere, di cose da fare e nella quale non mi rimane nient'altro ogni tanto tornare qui per riprendere dalla piazza la benzina della quale ho bisogno per andare avanti fino alla scadenza successiva. Ricordarmi per chi e per che cosa lo sto facendo. Io vedo che piove tanto, per cui non farò diciamo l'intervento che avevo immaginato nella mia testa. Voglio ringraziare Marco Marsilio. Voglio ringraziare Marco Marsilio perché quando 5 anni fa noi l'abbiamo candidato alla presidenza dell'Abruzzo, vi confesso che io ero recalcitrante. Fratelli d'Italia era un partito ancora piccolo, per me era un problema privarmi di una persona così capace e così competente. Marco prima l'ha raccontato. Venne da me e mi disse: Giorgia, io voglio tornare a casa, voglio dare alla mia terra qualcosa di quello che ho avuto grazie a quello che i miei genitori hanno fatto per farmi crescere. Alla fine mi ha convinto, perché quello è abruzzese, è testardo, è tosto. Insieme abbiamo convinto il resto della coalizione e con Matteo, con Antonio, con Silvio Berlusconi al tempo, con Maurizio, con Lorenzo, con tutti gli altri abbiamo convinto gli abruzzesi. Marco 5 anni fa ha fatto un'impresa che era essere il primo presidente di regione di Fratelli d'Italia. A me piacerebbe che oggi facesse un'altra impresa, essere il primo presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere confermato per un secondo mandato. E l'Abruzzo ha bisogno di questo, perché quello che è mancato in questa regione era una strategia per il suo sviluppo. Non siamo venuti qua 5 anni fa a proporre soldi facili per tutti, a dire che avremmo fatto una versione abruzzese del reddito di cittadinanza o altro. Perché ci sono 2 modi per rispondere al divario tra nord e sud, tra la costa adriatica e la costa tirrenica. C'è il reddito di cittadinanza e ci sono le infrastrutture di cittadinanza. La prima risposta è la risposta che ti dà chi ti dice in fondo: guarda che non posso migliorare la tua condizione, io non posso fare niente davvero per il tuo sviluppo, posso cercare di mantenerti in una condizione che però è di marginalità. Le infrastrutture di cittadinanza sono la risposta di chi sa che queste terre, con gli investimenti giusti, con la strategia giusta, hanno solamente voglia di dimostrare il loro valore, di competere ad armi pari. Ed è quello su cui ci siamo messi a lavorare, è quello su cui Marco si è messo a lavorare, con l'allungamento della pista dell'aeroporto di Pescara, che consente i voli intercontinentali, che consente anche quel turismo di ritorno per tante aree interne di tutti quegli abruzzesi che io incontro in tutto il mondo, vi dico la verità, sono ovunque e magari hanno voglia di tornare a casa, di visitare i luoghi dei loro genitori, dei loro nonni, e questo porta ricchezza su questo territorio. E poi l'inserimento dell'Abruzzo nella tratta dei corridoi europei, perché incredibilmente i corridoi europei TEN-T si fermavano ad Ancona e ripartivano a Bari, saltavano l'Abruzzo a piedi pari, come si dice a Roma. È stato grazie a Marco Marsilio se l'Abruzzo è entrato nei corridoi TEN-T. E poi le infrastrutture portuali, perché noi siamo una piattaforma in mezzo al Mediterraneo, signori, e se non capiamo che una delle più grandi infrastrutture che abbiamo è proprio il mare, siamo matti. E allora lo sviluppo dei porti, la Roma-Pescara, che abbiamo messo in sicurezza non più tardi di 1 settimana fa con uno stanziamento di 720 milioni al CIPES fatto dal governo grazie all'insistenza di Marco Marsilio. Vuol dire avere una strategia, e non è un caso
che l'Abruzzo abbia tutti gli indicatori positivi in questi anni, nonostante obiettivamente un contesto che non era facile, esattamente come al governo nazionale, dove pure noi affrontiamo un contesto che facile non è, ma che stiamo affrontando con risultati che ci incoraggiano ad andare avanti, che sono sì, signori, anche figli della nostra compattezza, perché in Italia ci sono due realtà. C'è quella che raccontano i giornali di sinistra, che in realtà è un racconto dei loro sogni notturni, in cui noi stiamo sempre a litigare e andremo presto a casa perché litighiamo. Poi c'è la realtà, quella dei fatti, e i fatti dicono che c'è un modo solo per misurare la compattezza di un governo, e quel modo è vedere quanto un governo procede veloce nelle sue decisioni, e questo è un governo che procede veloce nelle sue decisioni. Ma vi dico di più, noi non veniamo qui in Abruzzo a candidare un signore che ci chiede di non presentarci in campagna elettorale perché si vergogna. Noi ci mettiamo la faccia, veniamo qui insieme e ci mettiamo la faccia perché stiamo insieme per scelta, non per interesse. Ho visto cose incredibili in questa campagna elettorale. Arriva Giuseppe Conte e dice che lui non è alleato con Renzi. Arriva Renzi e dice che lui non è alleato con Giuseppe Conte. Poi arriva Calenda e dice: ragazzi, sulle alleanze stiamo dicendo un sacco di balle, perché sono tutti alleati, ma si vergognano a dirlo. Solo che se ti vergogni non lo dovresti fare, perché io la politica la interpreto così. Questi sono i fatti. Centrodestra compie quest'anno 30 anni. Siamo insieme, insieme governiamo la nazione, insieme governiamo molte regioni, e lo facciamo bene. Perché? Perché la nostra visione di fondo è una visione compatibile. Abbiamo le nostre sfumature che sono un valore aggiunto, ma sappiamo quale Italia vogliamo costruire e i risultati si stanno vedendo. Vi racconto qualche dato velocissimamente. Record di occupazione, record di numero d'occupati, record di contratti stabili, tasso di disoccupazione più basso degli ultimi 14 anni. Come l'abbiamo fatto? Abbiamo smesso di pagare chi non lavorava e abbiamo pagato di più chi lavorava. E abbiamo pagato le aziende per far lavorare la gente, abbiamo facilitato le assunzioni a tempo indeterminato. Tasso di occupazione femminile, come abbiamo fatto? Abbiamo concentrato le risorse sulle mamme lavoratrici, perché la libertà delle donne non è farsi chiamare la presidenta, la libertà delle donne è non dover scegliere tra mettere al mondo un bambino e avere un posto di lavoro. Questa è la libertà. Tasso di... L'Agenzia delle Entrate dice, attenzione che me lo ricorda tutti questi numeri a memoria, l'Agenzia delle Entrate dice che nel 23 c'è stato un record di maggiore gettito per 26 miliardi di euro. Che vuol dire? Vuol dire che se tu fai una politica che lascia la gente lavorare, che fa lavorare le imprese, che non disturba, che si mette a disposizione di chi crea ricchezza, parte di quella ricchezza arriva allo Stato e lo Stato la può redistribuire, esattamente la politica che abbiamo portato avanti, che porta anche l'aumento più alto dei redditi reali della famiglia in tutti i paesi OCSE. Questo dato è importante. L'OCSE dice che i redditi delle famiglie reali negli ultimi mesi del 2023 mediamente nei paesi dell'OCSE sono diminuiti dello 0,2%. Fanno eccezione due nazioni, la Gran Bretagna, dove i redditi crescono dello 0,2%, e l'Italia, dove i redditi crescono dell'1,4%, sette volte di più di tutti gli altri. Sono risultati, signori, come il massimo delle risorse sul fondo per la sanità, come i soldi che abbiamo messo per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. E voglio dire con orgoglio che la nostra priorità sarà il rinnovo del contratto delle forze dell'ordine, perché non ci si può ricordare delle forze dell'ordine solo quando c'è da insultare, solo quando qualcosa non è andato alla perfezione. Nello scorso anno ci sono stati 121 agenti che sono finiti all'ospedale, e di tutti quelli che in questi giorni hanno detto, addirittura una consigliera regionale dei 5 Stelle ha detto: hanno fatto bene a sputargli addosso, se lo sono meritato.
e nessuno ha mai espresso la solidarietà a questi agenti che rischiano la loro incolumità per difendere la nostra. Vergogna a chi dice che gli si deve sputare addosso, perché gente così non può rappresentare le istituzioni della Repubblica. Così come credo che serva fare molta chiarezza su quello che scopriamo in queste ore dai giornali, da un'inchiesta a Perugia, secondo la quale ci sono funzionari dello Stato italiano che fanno dossieraggi ad personam per passare le notizie ad alcuni giornali, segnatamente al giornale di De Benedetti. Vogliamo sapere chi sono i mandanti, perché questi sono metodi da regime. E ringrazio il procuratore di Perugia e il procuratore Melillo per il lavoro che stanno facendo da questo punto di vista. Allora, anche qui, e davvero, ho detto che parlavo poco, invece come al solito mi sono allungato. Volevo dire molte più cose, ma vi vedo proprio fradici sotto la pioggia, e quindi voglio dire questo. Vi voglio bene. Vi voglio bene perché insomma, sono un po' stanco. Però voglio dire questo, è un lavoro che bisogna continuare a fare. Tanta gente che aspetta risposte, sono risposte che stiamo costruendo una a una. Per gli agricoltori. Stasera sono arrivata qui e mi è stato detto che mi hanno regalato un trattore, non lo so. Lo metto volentieri dentro al cortile di Palazzo Chigi, eh? Però anche qui non abbiamo avuto bisogno di aspettare che ci fossero i trattori in piazza per sapere che il nostro mondo agricolo, lo dico in una terra agricola, era in difficoltà. Conosciamo il contesto. È il contesto di costi di produzione che aumentano e prezzi di vendita che scendono. E in tutto questo politiche particolarmente dell'Unione Europea che hanno impattato come un detonatore, inseguendo i deliri di una sinistra che non distingue la transizione ecologica da una transizione ideologica, lontana anni luce dalla realtà. Sono le risposte alle quali bisognerà invertire la tendenza con altre elezioni, che saranno quelle che arriveranno a giugno. E sono il vero timore di tutti, che questa maggioranza possa essere confermata con il voto delle elezioni europee. Succederà di tutto. C'ho l'elmetto, io ho già messo l'elmetto e vinceremo anche questa battaglia, ma intanto partiamo dall'Abruzzo. Partiamo dall'Abruzzo, dove Marco Marsilio merita di essere confermato perché ha fatto un lavoro straordinario molto difficile. E guardate, non è un caso, gli dicono oggi la stessa cosa che gli dicevano 5 anni fa. Catapultato da Roma, amico della Meloni. Vuol dire che non hanno niente da dire dopo 5 anni. No, perché dopo 5 anni di governo una cosa su come ha governato forse dovresti essere in grado di dirla, invece se ti ripresenti con gli stessi slogan di 5 anni prima mi sa che non hai molto da dire, e io ne so qualcosa perché con me, ecco qua, e io ne so qualcosa perché con me fanno lo stesso. Allora, prima sono salita sull'ultimo gradino della scala, lui stava in fondo e gli ho detto: hai capito come mi sono sentita tutta la vita? È una vita che noi facciamo le foto e si vede la cravatta di Marsilio e la testa mia. Vabbè, a parte queste umiliazioni che ho subito da Marsilio, è una persona che io conosco da tanti anni, la cui serietà, competenza, concretezza, dedizione non sono in discussione. E io penso che sappia rappresentare perfettamente che cos'è l'Abruzzo e che cosa sono gli abruzzesi. Gente orgogliosa, gente operosa, gente che chiede solo di dimostrare il suo valore, di essere messa in condizione di dimostrare il suo valore. Avete trovato un presidente che è alla vostra altezza in tutti i sensi e spero che lo vorrete riconfermare. E spero che nel riconfermare Marco Marsilio ci darete ancora una volta la testimonianza del vostro sostegno. Perché ricordatevi sempre che non c'è niente che ci faccia paura.
fino a quando ci sono gli italiani a sostenerci, possono fare tutto quello che vogliono, ma noi non molleremo mai. Viva l'Abruzzo! Viva Marco Marsilio! Viva il centrodestra! Grazie!